Per il secondo anno consecutivo ospitiamo presso Palazzo Cisterna questo gruppo di studenti e di professori che vengono dagli Stati Uniti, dall'Università del Maryland e quest'anno anche dall'Università di Santa Barbara, e vengono per studiare quali sono le nostre strategie e i nostri progetti nel campo dello sviluppo sostenibile delle infrastrutture e degli edifici. Quindi per il secondo anno abbiamo illustrato quali sono le nostre policy, cioè i nostri piani, ma anche siamo entrati nel concreto illustrando alcune collaborazioni avviate col Politecnico che portano a favorire l'utilizzo sostenibile delle infrastrutture. Per esempio abbiamo parlato dell'utilizzo delle pavimentazioni nelle pavimentazioni dei pneumatici riciclati, cosa che abbiamo sperimentato sulla circonvallazione di Venaria. Abbiamo parlato di scuole innovative e quindi di edifici sostenibili dal punto di vista energetico, così come abbiamo parlato anche dell'uso del geotermico nelle infrastrutture con il professor Barla, con il quale abbiamo avviato una collaborazione. C'è un gruppo di ricercatori europei che sono legati ad un progetto europeo che si chiama Cost Action, che si sta dedicando a investigare la possibilità di utilizzare le geostrutture, trasformarle in geostrutture energetiche, cioè le strutture geotecniche come i pali di fondazione, i rivestimenti delle gallerie, i muri, trasformarli in elementi che possono scambiare calore con il terreno. In questo modo si realizza una geotermia a bassa entalpia, diciamo 2.0. Una possibilità per noi a visitare a Torino e vedere le differenti tecniche, i differenti standard che si usano a Torino in relazione con gli Stati Uniti e quindi nell'ambito delle differenti classi hanno l'opportunità di lavorare insieme, oppure con simulazioni o con sistemi geografici per valutare quali sono le differenti tecniche e quali sono i risultati.